Buongiorno a tutti. Allora, in questo video vi vorrei parlare di un grandissimo storico dell'arte austriaco che non è stato solo storico dell'arte, ma è stato anche un grandissimo psicanalista austriaco. E questo intellettuale e soprattutto scrittore si chiama Ernst Chris ed è noto perché è stato, oltre storico dell'arte, è stato anche psicanalista. E molti dei suoi scritti di critica artistica, in questi suoi scritti ci sono dei riferimenti anche alla psicanalisi. E bisogna tenere presente che questo storico dell'arte, Ernst Christ, ha conosciuto di persona, Sigmund Freud. Quindi oggi vi parlo di Ernst Christ, scusate, Ernst Chris, e partiamo con la sigla. Chris nacque in Austria nel 1900 e durante gli anni 20 del Novecento studia storia dell'arte all'Università di Vienna e si laurea, anzi ottenne il dottorato nel 1922. E sono anni veramente importanti per la formazione di Hegel, perché in quegli anni, oltre a studiare la storia dell'arte, questo storico dell'arte si cimentò poi nella psicanalisi. Si cimentò in questa disciplina. Perché essenzialmente in quegli anni lì poi ha conosciuto uno dei più grandi fondatori della psicanalisi che è Sigmund Freud, ha conosciuto questo grandissimo personaggio e tra l'altro questi due personaggi hanno lavorato poi insieme, hanno fondato insieme in quegli anni, tra gli anni 20 e gli anni 30, una rivista dell'arte che si chiama Imago, ed è una rivista che è stata fondata in quegli anni e Ernst divenne poi il co-direttore di questa rivista. E in questa rivista poi Chris scrisse moltissimi saggi sulla psicanalisi, scrisse moltissimi saggi sulla storia dell'arte, scritti che tra l'altro hanno dei riferimenti alla psicanalisi. E, per esempio, uno scritto molto, molto importante che è scusate, di Chris è questo qui, vedete? Ed è un piccolo saggio fondamentalmente su tutta la storia dell'arte, che ha dei riferimenti con la psicanalisi di Freud, di Jung, eccetera. Questo è il primo saggio. Poi fece moltissimi altri saggi solo esclusivamente sulla psicanalisi, eccetera. No, dicevo che oltre a questo, tra l'altro, tra il 1930 e il 1938, Chris lavorò non soltanto come storico dell'arte, perché dopo il dottorato lavora subito per il Kunsthistorisches Museum di Vienna. Lavora come psicanalista presso l'Istituto Psicanalitico di Vienna. E questo dal 1930 al 1938. Perché fino al 1938? Perché fino a quell'anno, cosa succede? In quegli anni lì,
stava per era già nato il nazismo. Il nazismo in quegli anni voleva conquistare alcuni territori, aveva conquistato zone della Cecoslovacchia, eccetera, e nel 1938 conquista l'Austria. E cosa fa questo storico dell'arte? Fugge, va, inizialmente fugge, va a Londra, dove diventa poi docente e insegna storia dell'arte e continua anche con i suoi scritti di psicanalisi lì a Londra. Questo nel 1938. Fugge con la famiglia perché poi nel 1924, 2 anni dopo il dottorato, sposa una grandissima amica di Sigmund Freud, dalla quale poi questa coppia ebbe ben 2 figli. Comunque si trasferiscono a Londra e subito dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, nel 1940, Chris, assieme alla sua famiglia, Chris fugge negli Stati Uniti d'America, negli anni 40, e continua a... Ecco, negli Stati Uniti poi diventa professore di psicanalisi e di storia dell'arte e continuerà a insegnare psicanalisi fino all'anno della sua morte, avvenuto nel 1957. Ecco, Ernst Chris è stato uno storico dell'arte e anche psicanalista, che scrisse delle opere molto interessanti perché all'interno dei suoi scritti di storia dell'arte ci sono appunto dei riferimenti alla psicanalisi. E l'opera più importante, una delle opere più importanti che scrisse Ernst Chris è La smorfia della follia, che è un saggio su uno scultore del 1700 che si chiama Messerschmitt. Ed è uno scultore molto particolare dal punto di vista stilistico, perché questo scultore, Messerschmitt, ha rappresentato questi personaggi con le smorfie, molto particolare per essere poi uno scultore del 1700. E Ernst Chris ha scritto questo piccolo saggio che vedete qui. Questo piccolo saggio che scrisse e ci mette poi degli elementi della psicanalisi. Questo perché Chris si è occupato anche di psicanalisi e poi ha conosciuto di persona e ha lavorato anche con lui, che è Sigmund Freud. Una delle cose interessanti di Chris è il fatto che nel 1936 Chris pubblicò un articolo sull'arte al Centro di Psicologia di Vienna, sostenendo che la differenza più importante tra un artista e uno psicotico è che l'artista ha la capacità di entrare in questo mondo immaginario possibile, eccetera, e poi la possibilità di ritornare al mondo reale, cosa che invece lo psicotico non è in grado di fare. Ecco, questa è la differenza più interessante che sostenne questo storico dell'arte. Ecco, con queste ultime parole io concludo la presentazione. Fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo incontro. Ciao a tutti!